mentre studi, non collassare. I tre collassi dello studio sono quello frontale, sulla scrivania, quello all'indietro, in cui ti sciogli sulla sedia come se fossi un omino di neve al sole, e poi quello laterale, da una parte oppure dall'altra. Perché il collasso è così negativo per lo studio e perché una postura corretta invece è positiva? Il collasso aumenta la probabilità di insorgenza della sonnolenza, che è il grande nemico degli studenti, e poi altera il modo in cui tu sei posto davanti al libro, quindi ti rallenta nella lettura, per esempio, e aumenta la possibilità di distrazione, di uscire da quella immersione necessaria per studiare davvero, e aumenta la probabilità di commettere errori. E quindi rimani dritto, non serve che tu stia impettito, non sei un militare, insomma. Rimani dritto però sulla tua scrivania, non collassare, e vedrai che il tuo studio ti ringrazierà. Mentre studi, il cellulare va tenuto spento, o se non è spento, quantomeno in modalità aereo. E no, non basta il silenzioso, non basta togliere la suoneria, perché basta soltanto vedere una lucina che si accende o sentire una piccola vibrazione per essere catapultati fuori da quello stato di concentrazione che abbiamo raggiunto con così tanta fatica. E quindi il cellulare non soltanto è in modalità aereo o è spento, ma è anche lontano da noi, in un luogo dove non possiamo vederlo, perché in realtà basta anche soltanto pensare alle notifiche che potremmo aver ricevuto per distrarci dallo studio. Devi rimuovere le distrazioni, perché andare sulla forza di volontà e sul quanto rimango attento, insomma, nonostante le distrazioni, è sempre molto pericoloso. Non ci credo che poi riesci a resistere alla tentazione, non dire balle. Quindi rimani concentrato eliminando le distrazioni, e il nostro cellulare rimane lontano da noi almeno per un po'. Il tuo studio ti ringrazierà per questo. Chi non fa pause mentre studia è un fesso. Sì, perché nel 2018 sappiamo ormai dell'importanza di fare pause. Sappiamo che non possiamo fare una tirata di 3, 4, 200 ore di studio senza mai interromperci. Non sto parlando semplicemente della pausa caffè una volta ogni tanto, della sigarettina con gli amici o del cazzeggio in aula studio. No, parlo di pause pianificate, programmate, che sai esattamente quando devi fare e quanto lunghe devono essere, per esempio con la tecnica del pomodoro, di cui magari ti parlerò in altri video. Ma in ogni caso è necessario sempre pianificare le nostre pause e interromperci, fare un momento di completo relax, di completa rilassatezza prima di ributtarci nel mare dello studio, altrimenti si accumula la stanchezza. Ricordati sempre che non devi fare pausa per riprenderti dalla stanchezza, devi fare pausa per non stancarti in primo luogo. Non vogliamo arrivare a diventare degli zombie e a passare magari 2 ore su un libro senza capire assolutamente nulla. Quindi fai pausa, rimettiti in sesto e poi ricomincia, e il tuo studio naturalmente ti ringrazierà. Si sottolinea una sola parola chiave alla volta, non un gruppo di parole, non una frase, non un paragrafo, non intere pagine di libro come vedo fare ogni tanto dagli studenti. No, una sola parola chiave alla volta, perché la ricerca, l'individuazione delle parole chiave non è soltanto un post-it da appiccicare sulla tua pagina per ricordarti che lì ci sarà qualcosa di importante da studiare quando ci tornerai sopra. No, la ricerca delle parole chiave è una discriminazione, è una scelta, è un percorso di ragionamento che ti porta a selezionare una parola invece che un'altra, scartare quelle che non sono necessarie e individuare il contenuto informativo di quello che stai leggendo, le informazioni necessarie per poter sapere e padroneggiare davvero bene quello che hai letto, quello che hai studiato. Quindi ricordati una sola parola chiave alla volta, addestrati con precisione a questo metodo e anche in modo inflessibile, e vedrai che nel tempo le tue parole chiave diventeranno sempre più pregnanti, sempre più utili, sempre più efficaci. Quando ascolti una lezione, non fare l'amanuense, non fare il monaco medievale che copiava appunto i libroni, i tomi polverosi. Non sei una macchina da scrivere, una macchina per il dettato. Non devi scrivere parola per parola quello che viene detto in classe. La costruzione degli appunti, la presa degli appunti è sempre un processo di ragionamento, di filtro se vuoi. Assorbi le informazioni che vengono dette dal professore o da chi sta parlando, le rielabori dentro di te e poi le produci sul foglio, ma sempre utilizzando parole chiave o comunque sintesi, non scrivendo tutto quanto, non facendoti venire un polso tumefatto per la fatica oppure la sindrome da tastiera e i dolori alle mani. Spegnere il cervello per accendere la velocità delle mani e riuscire a scrivere tutto quanto, qualche cosa che si fa con la dattilografia se è necessario veramente registrare, non so, gli atti di un processo oppure della Camera o del Senato, non quando si ascolta qualche cosa in maniera critica. Poniti dei problemi, poniti delle domande, rimani attento e non riempire, imbrattare fogli inutili per poi semplicemente dover rileggere tutto da capo. Brutta notizia per gli studenti: gli schemi, gli appunti,
non si passano. Non si passano agli amici, non si passano ai compagni, non si passano ai vostri compari di facoltà che devono fare gli stessi esami. Ma non perché siete degli stronzi e non volete condividere il lavoro. Anzi, se i vostri amici vogliono vedere quello che avete fatto, fateglielo vedere volentieri. Ma non si passano perché non è utile passarli. Non è utile scroccare gli appunti degli altri, perché la rielaborazione, la schematizzazione e la presa degli appunti sono delle operazioni personali. È uno schema veramente efficace, uno schema che parla a chi lo ha realizzato, a chi lo ha costruito partendo dalla lettura del libro, dall'ascolto del professore, passando per una propria comprensione e rielaborazione personale, fino alla scelta delle parole, della grafica, dei colori, che è sempre personale. Quindi uno schema fatto bene dovrebbe essere difficile da comprendere per chi non lo ha costruito. Smettetela di fare gli scrocconi maledetti e fatevi il vostro schema. Mi capita spesso che studenti di facoltà scientifiche mi pongano questa domanda: ma quando devo preparare un esame di matematica, di statistica, di ingegneria, dove c'è magari dell'esercizio pratico, all'esame c'è da svolgere dei problemi o cose di questo tipo, quanto esercizio devo fare per prepararmi? Quant'è una giusta dose di esercizio? E la risposta che do è sempre la stessa: di più di quello che ti aspetti, di più di quello che pensi, di più, di più, di più. Perché il cuore della preparazione di un esame di questo tipo, un esame pratico, è proprio il fare gli esercizi. E lo so che non è una bella cosa da sentire, che preferireste sentirvi dire che esiste la scorciatoia, il trucchetto, eccetera, ma in una materia come la matematica o la statistica o cose di questo tipo c'è da farsi il mazzo sugli esercizi, coprire tutte le possibilità, tutte le possibili iterazioni dello stesso problema, fino ad essere veramente certissimi, veramente sicuri di non avere nessuna difficoltà e di essere pronti ad affrontare qualunque cosa l'esame vi getti in faccia. Quindi mettetevi sul vostro foglio, cominciate a lavorare e di più, di più, di più. Sei all'esame orale, il professore ti fa una domanda e non ti viene subito in mente la risposta. E quindi che cosa fai? Cominci a divagare, a raccontare la fiaba dell'orso, a inventarti chissà che cosa per mostrare che comunque qualche cosa la sai. Notizia straordinaria, questa strategia non funziona, non ha mai funzionato, i professori non sono degli idioti, quasi tutti. Qual è quindi la strategia giusta da adottare? Beh, la prima cosa da fare è rispondere correttamente, nella maniera più secca, precisa, netta e veloce possibile alla domanda del professore. E poi aggiungere tutto quanto, aggiungere la tua conoscenza, sbrodolare informazioni. E quindi, ad esempio, se la domanda è, non so, qual è stato l'anno della scoperta dell'America? La risposta è 1492. E poi parti con Cristoforo Colombo, partì dalla Spagna, eccetera. Quindi prima dai la risposta secca e poi la approfondisci in modo da far vedere al professore o chi ti sta valutando tutto quello che sai. Ma ricorda sempre, prima vai dritto al punto, altrimenti succederà un disastro colossale e smettila di sbrodolare informazioni.